Salve a tutti ragazzi e bentornati su Tutto Sbagliato, io sono Nicola Carrarez e oggi si torna a parlare di incubi, perché mi avete chiesto, soprattutto sotto al video nel quale parlavamo della possibilità di morire per incubi, e se non l'avete visto andatevelo a cercare perché c'è su questo canale, perché? Perché si sogna e perché si fanno gli incubi soprattutto? Ovviamente a monte del problema della morte per incubi, quindi andiamo a cercare di parlare di questa cosa. Perché cercare? Perché ovviamente la scienza del sonno non è una cosa uguale per tutti, cambia da persona a persona, da situazione a situazione. Però succede di avere gli incubi spesso, nella maggior parte delle volte, in determinate situazioni. Queste determinate situazioni sono forte stress, irrequietezza e soprattutto dopo che avete fatto una mangiata di quelle estreme. Sì, perché a me succede per esempio di fare degli incubi quando non riesco a digerire, soprattutto quando dopo una serata con gli amici mi sono devastato di qualsiasi cosa e quindi sto male perché non riesco a digerire, e succede che faccio gli incubi. Normale, ma succede anche nei periodi di forte stress, di forte nervosismo, perché sta andando male qualcosa, perché abbiamo litigato con qualcuno, insomma succede spesso di avere gli incubi, e succede nella maggior parte delle volte in una fase specifica del sonno che si chiama REM, Rapid Eye Movement, nella fase in cui muoviamo, anche se abbiamo le palpebre chiuse, gli occhi molto velocemente, come se stessimo vedendo davvero delle situazioni, delle immagini del nostro cervello, ovviamente, che ce le mostra. E queste situazioni possono essere anche molto molto ci possono mettere molto molto in disagio, no, perché stiamo vedendo qualcosa che non ci piace, quindi possiamo addirittura urlare nel sonno, possiamo parlare, possiamo anche articolare delle frasi, e questo dipende molto sempre da persona a persona. C'è chi fa degli scatti durante gli incubi, c'è chi si alza urlando, piangendo, insomma sono cose che succedono, c'è la possibilità che succeda a qualsiasi persona, addirittura ai neonati, anche i neonati fanno gli incubi, e anche agli animali. Non è infatti difficile vedere un cane che mentre sta dormendo magari muove le zampe oppure fa dei guaiti, eccetera eccetera. Quindi gli incubi, diciamo che riguardano un po' tutti, soprattutto i mammiferi. Adesso non è dato sapere, ci sono per esempio dei mammiferi come i delfini che non dormono mai con entrambe le parti del cervello, quindi magari fanno dormire prima una parte e poi l'altra, ed è lì inizia tutta un'altra storia, quindi oggi non ne parliamo. Parliamo degli incubi in modo generale. Possono esserci soprattutto se quindi siete irrequieti, avete un periodo di forte stress, oppure se avete dei malanni, quindi febbre alta, problemi di digestione, eccetera eccetera. Se volete evitarli, quindi, gli incubi, siate più tranquilli possibili e vedrete che si risolveranno in tutta tranquillità. Anche oggi abbiamo terminato, spero che vi sia piaciuta questa cosa sugli incubi. Mi raccomando, cercate altre stranezze sul canale e se vi va iscrivetevi.